Buonasera a tutte e a tutti. Allora, siamo in questo contenitore VIP, come dice Mauro Marino, grazie all'iniziativa famosissima Itinerari Rosa. Noi ne abbiamo subito approfittato per produrre dei segnalibro con 5 donne famose che hanno fatto la storia. E ci sono delle frasi che ricordano quanto è stato difficile il loro impegno, perché conciliare la professione e appunto la vita quotidiana è difficile soprattutto per noi donne. Però dico solo questo perché non voglio cadere nel banale come stanno facendo molte mie colleghe in questo periodo, e lo voglio fare dando la parola agli uomini che leggeranno qualcosa sulle donne che li emoziona in qualche modo. Io volevo ringraziare le padrone di casa, che eccola, non vedo, eccola. E volevo dire soltanto che faccio parte di un centro studi che si chiama Centro Studi Kairos del Consorzio Arcobaleno, che non a caso è formato da 5 donne che sono anche qui sparse in sala, però so che sono timide, quindi non le chiamo. 1, 2, 3, 4 e ne manca una che è al lavoro, perché sennò la barca non va avanti. E anche le nostre amiche della Lule sono 2 donne e sì. Volevo prendo la parola. Sì. È un'associazione culturale ed è anche un laboratorio, anzi prima laboratorio e poi associazione culturale. Creiamo degli oggetti con materiali di recupero, ricicliamo insomma di tutto per dare forma a oggetti vari, insomma, come in questo periodo c'è stata una vasta produzione di lampade e ci siamo soffermate su questo. Insieme alla creazione di oggetti siamo anche associazione culturale, appunto, sinergicamente con altre realtà come quella di Kairos o Lila in altri momenti, abbiamo fatto insieme, insomma, unendo le nostre forze, le nostre energie, questi bei momenti culturali, e speriamo di crearne tanti altri. Questo è quanto. Il pretesto di questa serata era appunto per la presentazione di questi segnalibro che devono viaggiare come viaggiano le donne nei libri, per cui dovranno essere portavoce dei nostri sentimenti. Io volevo ringraziare i lettori di eccezione che abbiamo questa sera, dicendo che Livio Romano, Biagino Bleve e Ippolito Chiarello sono in arrivo. E invece abbiamo qui Stefano Mencherini anche. Invece abbiamo qui Fracasso, che è lui. Allora, Mauro Marino, che non ha bisogno di presentazioni. Chi è? Giuseppe Semeraro, che è lui. Paolo Antonucci non è ancora arrivato, no? Non chiedevo. Ti chiederò dopo. Niente, io ho scritto questo libro dedicandolo ad Alfonsina, diciamo, e la mia compagna che è morta di ictus. Io, vabbè, parto da me. Io sono un ex sindacalista rosso e sono per scontare i 50 anni, sono stato condannato. Adesso è il 24esimo anno che sono in affidamento, però ne ho fatti 15 tutti interi in carcere. E niente, per 5 anni mi ha accompagnato anche Alfonsina, diciamo, venendomi a trovare, a fare colloqui insieme nei vari carceri che sono stato trasferito in questi 5 anni, diciamo. Niente, poi è morto di ictus, un giorno così, è stata trovata a casa morta. E gli ho dedicato questo libro perché mi ha colpito moltissimo, diciamo, come si dice, il suo coraggio, il suo impegno, il suo darsi da fare, diciamo, per una persona e per tante persone che erano in carcere. E che dopo diciamo che mi hanno arrestato, lei ha conosciuto questa realtà qua e si è appassionata così tanto fino ad arrivare, diciamo, a morire anche per questo. Perché non so se qualcuno ha avuto l'esperienza del carcere, non è tanto bello, diciamo, venire a trovare, specialmente in quegli anni, diciamo nel 1980-81,
un brigadista rosso, diciamo, che era in carcere. E lei era una donna sposata che ci siamo incontrati a Torino, e io stavo a Torino allora, ci siamo incontrati in una sala da ballo e niente, poi abbiamo continuato a frequentarci fino al punto, diciamo, di seguirmi quando stavo dentro. Io l'ho conosciuta in una sala da ballo che, come ho detto altre volte, non si fa come si fa adesso, si fa il giro, diciamo, si faceva il giro per chiedere se si invitava, diciamo, a venire a ballare. Lei stava con la figlia, perché lei era sposata, stava con la figlia 14enne che portava per uscire anche di casa, e mi ha colpito questo viso bellissimo che aveva, la sua tenerezza, diciamo, la sua dolcezza che mi comunicava. Niente, di là ci siamo frequentati. Ho pensato di pubblicare le sue lettere che mi ha scritto, e insieme a delle foto che ha partecipato alle manifestazioni, poi proprio nel giorno dell'8 marzo. Lei partecipava però con noi i cartelli contro il carcere, contro l'articolo 90, contro tutte le galere. E più, diciamo, ho messo insieme anche le lettere che mi hanno mandato i compagni, amici di tutta Italia, diciamo, perché era conosciutissima, e l'ho pubblicato. E ho pensato adesso di dietro l'invito di Simona. Hai risposto a tutte le mie domande che volevo. Pensate di leggere alcune lettere, cominciando dalla prima, che è significativa, diciamo, della battaglia poi che ha condotto lei contro l'istituzione e contro soprattutto il Tribunale di Sorveglianza. Caro amico Mario, mi auguro che tu continui a star bene e di salute. A Torino finalmente è uscito il sole. Questa mattina per la 10ª volta sono andato all'ufficio di sorveglianza per vedere se finalmente mi concedevano il permesso per il colloquio richiesto. Fin dal 19/6/81, questa lettera è datata 29, 10 giorni di attesa. La risposta è stata questa. Adesso è cambiato, lei deve andare a richiedere all'ufficio di sorveglianza di Cuneo e poi torna da noi a Torino. Ed io mi sono incavolata, pensano di smontarmi, ma io non mi arrendo e faccio tutti i miei giri finché ottengo quello che voglio. Perché ti voglio vedere, capito. Ora ti lascio con un abbraccio, tua amica Alfonsina. E poi ce n'è un'altra molto carina. Questa però è un po' lunga, comunque la leggo lo stesso. Ciao Mario, oggi 15 agosto, sono trascorsi 16 mesi da che ci siamo salutati, tu eri in partenza per il paese ed io ad aspettarti per il 28, da allora quanti avvenimenti. Ma sì, io ti racconto quanto è avvenuto da parte mia in questo spazio di tempo, visto che fa parte del mio bagaglio personale, non voglio rinnegarlo. Spesso, senza accorgermi, mi capita di pensare a te e devo dirti sinceramente grazie. Fin dal primo momento che siamo stati insieme, mi ha aiutato ad accantonare non essere, tra virgolette. Con te esistevo, mi sentivo viva. Vedi, io sono una donna che non ama imporsi, ma ho bisogno di essere desiderata e utile a qualcuno, e non rifiutata come un essere inutile, come è accaduto proprio dalle persone che più ho amato e dedicato 17 anni della mia vita. Questi anni non si cancellano, si sono lasciate comperare con una manciata di soldi e più libertà, rinnegando addirittura l'amore di madre. Così, dopo lunghe discussioni, litigi, eccetera, eccetera, credimi, un inferno. A tutto questo aggiungi un aborto che avrei voluto non essere sola a deciderlo. In più non sapevo dove eri rinchiuso. La mia discesa fisica e mentale scende a toccare il fondo. 14 novembre 1980. Esasperata, prendo una svolta e decido di risolvere tutti i miei guai con ben 80 pastiglie di barbiturici. Dopo averle ingerite con un bicchiere di vino per l'effetto più rapido, mi siedo e aspetto. Passano più di 30 minuti e mentalmente rivivo il mio passato e sono convinta che la decisione che ho preso è la migliore in quel momento. Penso a mia madre, a Marcolino, al nipote e a mio fratello. Stranamente sento il bisogno di vederli per salutarli. Così, già un po' intontita, salgo su un tacco e vado a salutarla a Piossasco. Mio fratello, vedendomi me e sorpreso ed essendo io in pantofole, pensa che sia scappata di casa e dopo tanta insistenza mi raccompagna, ma nel ritorno mi sento male. Così finisco prima all'ospedale di Orbassano e poi al Martini.
che con una lavanda gastrica, 8 plebo disintossicanti, 2 giorni di decenza, ritorna a casa più convinta che mai a rifarlo senza errori. Ma a casa accade qualcosa dentro di me, ed è una rabbia sorda nel vedere e sentire l'indifferenza mostruosa di quelle persone a cui ero pronta a regalare la mia vita, ma quasi a rimproverarmi di aver fatto una messa in scena, che se uno voleva proprio farla finita, non andava a spasso intatto. A questo punto capisco lo sbaglio, che stavo per rifare. Da quel momento mi sono dato una scrollata e infilandomi un vestito fatto di coraggio, di rabbia, rivincita e di amor proprio, lottando per ottenere nel più breve tempo possibile la mia dignità di donna, che ho ottenuto nello spazio non facile di 3 mesi con la separazione. Naturalmente oggi la mia battaglia non è finita, eppur non avendo la vita facile, sono molto più serena e tranquilla, anche se mi assalgono momenti cupi. Riesco a superarli pensando a tutto ciò che devo ancora fare, e se a noi non sembra, c'è sempre qualcuno che ci vuole bene. Carissimo Mario, questa lettera fa parte del mio bagaglio di vita, di questa mia vita intimamente mia. Un episodio stupendo e anche brutto da non dimenticare, solo in avvenire da correggere gli errori fatti. Ti mando un caro abbraccio, tua amica Alfonsina. Questa è una poesia che mi ha scritto. Pensieri d'amore. Lì. Ti ama? Non ti ama? Beato il tempo del saperlo sempre. Beato colui che bacia forte, bacia certo, e dice fermati, e allaccia la cintura, tenne un braccio robusto e rapace, e sente la bocca sicura sotto la sua bocca calda, e il petto esteso e schiavo come la terra sotto il sole ardente. Deponi il tuo fiuto, amore mio, lascia libere le braccia per abbracciarmi, lascia che la tua carezza porti il mio cuore traboccante, all'orlo supremo del mio corpo, non girare la testa, non distogliere il viso, ma porgimi un bacio, che è stato profumo racchiuso per lungo tempo, in un boccio. Non soffocare questo istante, sotto vane parole, ma lascia vibrare i nostri cuori, in un fiume di silenzio che spazza tutti i pensieri verso una gioia sconfinata. Pensino. Questa è un'altra letterina molto significativa. Ciao tesoro, oggi ho ricevuto la tua cartolina dall'onda spumeggiante. Mio caro Mario, nel volto di questo ritratto sono certa che riuscirà a legare tutta la mia voglia che ho di vederti, abbracciarti, baciarti. Tesoro, mi dici incomincia a farsi sentire il freddo? Vabbè, anche se non ti serve, ti voglio mandare la mia ricetta. Primo, pensami intensamente. Secondo, aggiungici un gran bene. Terzo, condisci il tutto con abbondante calore proletario. Quarto, mettere il tutto in un recipiente pieno di volontà comunista. Quinto, amalgamare il tutto con tanta rabbia. Sesto, infine, sorseggialo con piacere. Ti assicuro per l'esperienza che è una ricetta formidabile, perché è piena di vitamine essenziali per farti salire il calore corporeo quotidiano ed avere la reazione di forza per andare sempre avanti per il comunismo. Mario, spero proprio di vederti al più presto, nel frattempo ti mando i più caldi bacioni. Ti abbraccio forte forte, Alfonsina. Grazie Mario per le tue parole sulle donne. La storia di un'altra, come al sole.
lettera, tu mi fai un'analisi di come vivete collettivamente la segregazione carceraria e quella metropolitana. Ti dirò che nelle prime 40 righe mi sono sentita male allo stomaco, mano a mano che continuavo nella lettura, mi sentivo restringere le pareti di casa e alla fine ho avuto la sensazione di avere un cappio al collo. Tesoro, da quello che dici dovrei sentirmi già blindata. Io però non ho una visuale così segregante, anche se in realtà ciò che scrivi è la condizione oggettiva di segregazione che vivete, subite in prima persona. Quello che vivo, io a mio parere, non è anche così. Cioè la segregazione metropolitana sta avanzando, però cresce anche giorno per giorno quello strato di proletariato sfruttato, scontento, dove tutti i giorni lo dimostrano scendendo in piazza a protestare contro lo sfruttamento capitalistico. Questi proletari sono di ogni strato sociale, questo lo trovo positivo per la maturazione di classe. E ti dirò che non solo disoccupati, cassaintegrati, studenti, ferrovieri, eccetera, eccetera, riconoscono lo Stato capitalistico come il nemico numero uno. Anche quegli operai che ieri si sono salvati alla scrematura di licenziamento nelle fabbriche, oggi denunciano con lettere il loro sfruttamento. Non ce la fanno più fisicamente a reggere il ritmo di lavoro. Per me anche questo è positivo. Piccoli segni, certo, da tenere presente, che nei posti di lavoro non ci sono più organizzazioni. Insomma, quello che cerco di dire è che questa classe proletaria sta percorrendo la strada tracciata dalle avanguardie rivoluzionarie, ad una risvolta alla rivoluzione. Questo luminoso orizzonte non mi fa sentire così blindato. Però, tesoro, spero che tu riesca a capire ciò che volevo dirti in merito alla sensazione provata nel leggere la tua lettera. In caso contrario ne riparleremo. Allora, restiamo su Italian Sud-Est. Sì. Così, tutto codo malissimo. Poi c'è l'ultima poesia. Ah, vabbè. Aspetta, ecco. No. Ma che si intitola Favoletta di un'ape comunista. Ah, c'era una volta una piccola ape che costruiva pazientemente la sua casetta sul ramo di un albero, sotto il quale un comunista teneva una lezione ai propri allievi. Lavorando alla sua nuova residenza, la piccola ape tendeva un orecchio per ascoltare le parole dell'uomo. Il comunista, sicuro con tono da maestro, andava spiegando di capitale, borghesia e sfruttamento. Parlava tanto bene e la sua teoria era talmente affascinante che l'ape di tanto in tanto smetteva di lavorare per ascoltare più attentamente. Finché un giorno prese il coraggio a quattro mani, anzi a quattro zampe, e approfittando di una pausa nel discorso dell'uomo fece una domanda come aveva visto fare agli allievi. Non si è mai saputo quale fosse stata la domanda, si sa però di sicuro che l'uomo rispose seccato: sta zitta tu ape, che sei più stupida del peggiore architetto, perché lavori senza un progetto. L'ape umiliata tornò a lavorare alla propria casetta, ma le idee dell'uomo saggio le erano entrate a tal punto nella testa che le riusciva difficile ormai sopportare la propria condizione di operaia, al servizio di un'ape regina. Aveva però troppa stima dell'uomo saggio, che aveva ascoltato a lungo durante le sue lezioni per accettare la sua risposta come definitiva. Ma non passò molto tempo che lo stesso uomo saggio un giorno iniziasse la lezione ammonendo gli allievi: compagni, abbiamo sbagliato tutto, facciamo punto a capo. L'ape allora non seppe trattenersi dall'esclamare: come, proprio adesso che mi ero convinta della giustezza delle teorie che andavi spiegando? E di nuovo l'uomo rispose con arroganza: taci tu che non sai liberarti dei vecchi miti del passato. L'ape intanto, non potendo fare a meno di una casa, ancora una volta era stata costretta a finirla senza alcun progetto. Il signore, volevo leggere la lettera, una lettera che ha scritto Luisa per la sua morte. Ciao Mario, è qui che da un po' di giorni ti aspetta Alfo, ed anche il cielo in questi giorni non sa trattenere le sue nuvole a versare gocce di lacrime. Non riesco ancora a rendermi conto di quanto sta avvenendo. Mi sembra un brutto incubo, perché non è possibile che una persona come lei, con la sua forza, la sua vitalità, la sua determinazione, il suo amore oggi non c'è più. Voglio unirmi a te in questo momento perché so perfettamente cosa sei tu per lei e forse cosa lei era per te. È difficile esternare il mio dolore. Vorrei averti seduto accanto a me e non avremo bisogno di parlarci per capirci. Non abbiamo perso solo una compagna, un'amica, ma un pezzo di noi. Se tanto è il mio dolore, immagino cosa stai soffrendo te, senza neanche altre possibilità di starle vicino. Ieri ho visto Piero e Peppino, addolorati e incazzati per la vostra forzata assenza. Mario, credimi, non ci siete con noi, ma state certi che lei vi sente accanto, vi accarezza anche perché
Il nostro dolore oltrepassa qualsiasi muro, qualsiasi distanza, qualsiasi ostacolo. Abbiamo senz'altro bisogno di vederci subito, io e te, perché dopo aver versato tutte le nostre lacrime, comprensibile come prima reazione in un atroce momento come questo, dobbiamo necessariamente tornare in noi stessi, tornare ad essere quelli che siamo stati, prima con lei per il cammino percorso finora accanto a lei, non sia inutile, perché lei deve vivere in noi per le cose in cui crediamo e abbiamo finora lottato, perché la sua non diventi una morte anonima, sarà sempre nei nostri cuori e al nostro fianco. Ti abbraccio forte, Luisa. Arriva direttamente da Bologna, dove ha presentato il film Italian Sud-Est e ha accettato l'invito con la febbre. Ci legge qualcosa. Grazie. Non l'hanno capito il film a Bologna. A proposito, chi non l'ha visto, che lo veda. A San Pancrazio. Che sembra più una... io, tanto per essere originale, pensavo di leggere dei brani, un pezzo del diario di bordo tratto dal libro Italia Sud-Est, scritto da Caterina Tortosa, che è stata l'anima femminile di Italian Sud-Est. Italian Sud-Est, noi l'abbiamo detto più volte, è stato e continua a essere un progetto fatto a più mani, e tra queste mani ci stanno le preziose mani di Caterina, che forse sono state quelle che un po' più nell'ombra, come è normale, no? Come è normale il lavoro di chi scrive, di chi, che di solito è un po' più nell'ombra, no? Nel lavoro nostro, quelli che poi hanno sempre la parte di quelli sui giornali o che, di cui se ne parla un po' di più, sono quelli che firmano la regia. Noi per fortuna già la firmiamo in quattro, quindi immaginate quanto poi spazio in realtà viene dato a chi scrive. E in realtà il lavoro di Caterina è stato talmente prezioso per il film, anche se poi con il film era quasi un'altra cosa, era quasi un binario parallelo, perché con Caterina ci venne l'idea di scrivere, prima dell'inizio di un film, un diario di bordo, cioè ovvero una specie di impressioni che Caterina raccoglieva a bordo di questi treni, di questi strani treni, per tutta un'estate. L'idea piacque a Repubblica Bari, che decise di pubblicarlo appunto con cadenza quasi settimanale, questo diario, che poi è stato raccolto per il libro della Manni, che è Italian Sud-Est. La cosa, insomma, strana, io non so chi di voi ha visto il film, però Caterina in realtà faceva veramente quello che poi all'interno del film esce in alcuni pezzi, cioè ovvero con la sua, secondo me, esuberanza tutta femminile e con la sua delicatezza e la sua sensibilità, vagava per questi treni e creando scompiglio, perché comunque è sempre una ragazza esuberante. E lei ama definirsi una sociologa procaccia. e quindi combinava abbastanza guai, e lei si divertiva tantissimo a fare questi guai su un ambiente che è prettamente maschile dal punto di vista lavorativo. La Ferrovia del Sud-Est, sono pochissime le donne che lavorano all'interno della Sud-Est. Caterina fece anche un calcolo, se non sbaglio c'era addirittura il 3% di tutto l'organigramma delle Sud-Est è femminile, no? Quindi era una cosa abbastanza curiosa. Lei girava con questo cappelletto delle Sud-Est, con queste magliettine abbastanza attillate, creava scompigli, rischiando addirittura una volta, e questo è vero, un capotreno si distrasse per l'arrivo di Caterina in sala macchine, e stava succedendo veramente una tragedia. Allora io leggerei questo pezzettino di questo diario di bordo, quando Caterina incontra un'altra donna, una delle poche donne che lavorano appunto all'interno della Sud-Est, che è un'assuntrice, ovvero le assuntrici sono
quelle che poi tengono di guardia i passaggi a livello, a cannone questo. Scusate, sono veramente raffreddato. Allora, e non vedo manco, quindi proprio rischio di... Allora... Verrà eletto il lettore più sfigato. Sì, esatto. Poi, se vi piace, ne leggiamo. Però vedo che c'è parecchia persone. Bravo. Allora, benvenuti a Cannone, la città delle lumache. Mercoledì 26 giugno, ore 12:45, tratta Maglie Otranto, stazione di Maglie. Sulla banchina c'è traffico passeggeri. Siamo su un grazie. Questo sì che è interazione. Allora, scusate. Bravo. Era preparato, in realtà sto benissimo. Allora, sulla banchina c'è un traffico passeggeri. Siamo su un crocevia ferroviario con treni che partono in ogni direzione. La tratta Maglie Otranto è temporaneamente... Due emigrati, rimpatriati, snobbano il bus e vanno al bar sperando in un treno pomeridiano. Si lasciano seguire. Bar Morris, via Regina Margherita. Da 40 anni nulla è mutato. Dietro al bancone torna la fotografia del presidente Pertini. Un professore di italiano e storia offre da bere a tutti. A 70 anni, corporatore robusta, voce roca, un po' filo israeliano, un po' filo femminista. È appassionato con tendenze depressive. Io le vedo a scuola che sono sfacciate ste donne. Ai maschi li insultano, li umiliano, vincono sempre loro, le donne. Perché siete più intelligenti, perché negare? E poi gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori. Se vai a Tel Aviv lo vedi, ci sono solo due date. Gli ebrei sono i nostri padri, le donne ormai ci hanno superato. Gli emigranti rimpatriati se la ridono, parlano poco, condividono bevendo. Ore 13:15, stazione di Maglie. Chiedo a due guardialine in pausa, rispettivamente 20 e 3 anni di servizio, di spiegarmi il loro lavoro. Parla Mario. Noi la mattina, quando veniamo qui alle 6:30, automaticamente ci mettiamo a camminare da una stazione a un'altra. 10 km al giorno lo dobbiamo fare a piedi e controlliamo i bulloni, i binari, controlliamo se fabbricano troppo vicino alle ferrovie. Se c'è qualcosa sbullonato oppure se c'è qualche guasto, lo segnaliamo. Lavoriamo in coppia, una a destra, una a sinistra, come marito e moglie. E ci facciamo ste passeggiate e dobbiamo stare attenti anche agli animali randagi. Quelli sono molto pericolosi. Un paio di volte abbiamo dovuto chiamare i carabinieri. Sono pastori maremmani e non passi. Interviene un manutentore che fu guardialine. Ha un volto importante e due grandi occhi verdi. Lamenta esclusione e sfiora temi pensionistici. E che ne so quando vado in pensione? Io, quando lo dice Berlusconi, la pensione più ti avvicina e più sei lontana. Voci in banchina, procedono l'interfono. Niente treni per Otranto, parte il bus della tolleranza. A bordo vari personaggi. Una ragazza in tenuta ginnica esibisce una spilla rotonda su cui si legge «Vuoi perdere peso? Chiedimi come». Nel retro, invece, siede una comitiva in direzione mare. Andrea, 18enne, bruno con giambè, che incombe su tutta la tratta, transita con il resto della compagnia ogni giorno. Accanto siede Paolo, prototipo salentino di ragazzo selvaggio e spettinato dal fare estroverso e provocatorio. All'idea del film associa subito l'idea del porno e propone quanto segue. Riempite un treno di russe, di polacche, poi le fate scendere a Maglio e io le prendo tutte. Me le faccio e le rimetto sul treno. Ecco qua il film. Il bus... Non era male, magari. Caterina aveva sempre proposto di farlo. Allora, il bus procede lungo i campi, la strada sale e scende rivelando generosi orizzonti sul mare e sull'Albania. Attraversiamo i paesi, prima Bagnolo, poi Cannole. Sul pannello Bordeaux si legge «Benvenuto a Cannole, città delle lumache». Il bus accosta sulla piccola strada asfaltata, intorno lo sterrato, tranne i resti di un cantiere edile in disfacimento, niente. Penso alle lumache, alla lentezza, al tempo, quindi scendo e le vado a cercare. Mi perdo. Ore 14, stazione di Cannole. Mi ritrovo alle spalle della costruzione ferroviaria che funge da stazione, da assuntoria. Se non fosse per i panni stesi, sembrerebbe disabitata. Intorno piccoli orti, di fronte campi coltivati a tabacco. Davanti all'assuntoria è fermo un grosso motocarrello della Matisa. Sulla banchina, coreograficamente, disposti su sedie
e Muriccioli, una squadra di 6 manutentori è in attesa di disposizioni dall'alto. 4 di loro stanno in canottiera, indossano le pagliette, sono abbronzati, forse stanchi, ma comunicativi. Francesco informa: a Bagnaolo ci stanno gli zucari, qui stica fanno le zucche, le corde per le barche, invece a Cannes le stanno gli cuzzari, le cozze pinte, puramente dette cozze di terra. Dal 10 al 13 agosto ci sta una festa bellissima. Cosimo interrompe Francesco: ci interessa la signorina de sti zucari? Questa tratta è la più bella dell'Usalento. Il binario si è dilatato, noi l'abbiamo sistemato e la linea oggi non la riaprono, per questo stavano picca nervosi oggi. Signorino, non ti dispiacere, sai? Il manutentore Andrea, 33 anni di servizio, racconto. Io ho abitato a Roma, che tempi. Totò era il mio vicino di casa, l'ho conosciuto pure io, pure il caffè insieme ci siamo presi. Un bambino esce dall'assuntoria, ha 10 anni, è il figlio dell'assuntrice e racconta di questa giornata iniziata con la cattura del serpente. Non l'avevo mai visto un serpente, non mi sono spaventato, anzi, però c'erano loro, indicando i manutentori, che l'hanno preso e l'hanno eliminato. La sua infanzia scandita dal rettilineo, su cui è libero di viaggiare in bicicletta, a piedi e a bordo, è un'esperienza che probabilmente i figli del condominio non faranno mai. I manutentori si mobilitano, richiamati al servizio, tornano a maglie, a bordo del motocarrello che si allontana sui binari. Ore 15, una Fiat Tipo è in avvicinamento, sono emozionata, finalmente una donna Ferrovie del Sud-Est, è bionda, di bianco, vestita e scollata, 33 anni, siamo quasi coetanee, racconta mentre il figlio la bacia e l'abbraccia, lei cerca di disfarsene ma poi si arrende. Nella casa, disposta su 2 piani, un calendario del CE e altri piccoli indizi ne rivelano lo schieramento. Stefania: sono sempre stata legata alla CGIL, il mio lavoro mi piace, adesso la linea ha chiuso e fa caldo, se no lavoro in divisa. I manutentori e tutti gli altri mi rispettano, io rispetto loro ed esigo rispetto. All'inizio mi dovevo difendere dalle battutacce, ma ormai siamo tutti amici. Il fatto di essere donna non mi limita, ormai hanno capito, ci siamo capiti. Iniziamo a vedere il sangue per le strade di Madrid. Erano donne, uomini, bambini, anziani, la semplice e pura umanità che cominciava un altro giorno, un giorno di lavoro, di sogni, di speranze, senza sapere che la volontà assassina di qualche miserabile aveva deciso che fosse l'ultimo. Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid. Questa città amata, in cui tutti arrivano e tutti sono benvenuti. Venite a vedere gli appunti, i libri, le cose sparse per i resti del massacro. Venite a vedere un giorno morto e il dolore di una società che ha gridato 1000 volte il suo diritto di vivere in pace. Scrivo queste righe mentre ascolto i notiziari e posso solo pensare alla tristezza delle aule, delle tavole, delle case, a cui non ritorneranno più quelle centinaia di cittadini, di fratelli e sorelle, le cui vite sono state stroncate in un miserabile atto di odio. Perché l'unico obiettivo del terrorismo è l'odio contro l'umanità, perché non c'è causa che possa giustificare l'assassinio collettivo, perché non esiste idea che valga un genocidio, perché non esiste giustificazione alcuna di fronte alla barbarie. Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid. Assassini. E verificate che sebbene è certo che ci avete sprofondato nel dolore, lo è altrettanto che con questo crimine inqualificabile, una volta di più, non avete conseguito nulla. Il valore dei madrileni, che immediatamente si sono riversati a soccorrere i feriti, a donare il sangue, a facilitare il lavoro delle forze di sicurezza e di salvataggio, è stata l'immediata risposta morale di una città fraterna, di una cittadinanza responsabile e solidale. Mentre scrivo queste righe, so che gli assassini stanno nelle loro tane, nei loro ultimi nauseabondi nascondigli, perché non ci sarà luogo sulla o dentro la terra dove possano nascondersi e sfuggire al castigo di una società ferita. So che guardano la televisione, ascoltano la radio, leggono i giornali per misurare i risultati della loro codardia, l'infame bilancio di un atto che ripugna e che ha trovato solo la condanna dell'umanità intera. Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid. Venite a vedere il giorno inconcluso, venite a vedere il dolore che lascia allibiti, a sentire come l'aria
di un inverno che si ritira, porta il perché. Per i parchi amorosi, le fabbriche, i musei, le università e le strade di una città, il cui unico modo di essere e sarà sempre l'ospitalità. Assassini. La vostra zampata d'odio ci ha causato una ferita che non si chiuderà mai. Però siamo più forti di voi, siamo meglio di voi. E l'orrore non interromperà né piegherà quella normalità civica, cittadina, democratica, che è il nostro bene più prezioso e il migliore dei nostri diritti. Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid. Anche il cinismo di quelli che hanno provato a lucrare sul dolore di tutti, di quelli che manipolano le lacrime e la disperazione, di quelli che non vedono orfani, vedove, esseri mutilati, ma solo voti. Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid, di questa città che ha gridato pace con voce unanime, e il suo grido è stato ignorato da un servo dell'imperialismo nordamericano, da un lacchè del signore della guerra, che pretende di governare il mondo, ed è solo riuscito a portare l'orrore in Europa. Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid. Il lavoro sereno di medici e infermiere, il gesto triste dei governanti solitari e anche il sorriso infame di un buffone italiano, l'unico al mondo ad assecondare Aznar con le sue menzogne. Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid, bagnateci le vostre mani e scrivete pace su tutti i muri della terra. Il 7 maggio 1985 veniva trovata morta a casa sua a Torino la compagna Alfonsina Bertelli, all'età di 45 anni. Quest'anno, 2009, voglio dedicare il Centro Culturale Unforese di Alessano a lei. Proprio 30 anni fa ci incontrammo e dopo un po' di mesi che ero stato fatto prigioniero dallo Stato borghese imperialista italiano perché militante delle Brigate Rosse e della Colonna Torinese, non ci ha pensato due volte a seguirmi e starmi vicino anche nella lotta contro la prigionia. Maturata coscienza di classe e comunista, non esita immediatamente a intraprendere la strada della lotta di classe rivoluzionaria contro le condizioni di sfruttamento e di segregazione, insieme a tanti altri proletari e proletarie, fino a diventare responsabile dell'Associazione Familiare dei Prigionieri di Torino e militante nel coordinamento dei comitati contro la repressione di Milano. Nel maggio 1985 ci ha lasciati per sempre, mentre l'aspettavo per fare il colloquio nella prigione di massima sicurezza di Novara, con un bagaglio carico di voglia di vivere dentro un mondo comunista e libertario. Per questo è giusto averla vicino nella nostra battaglia comunista, senza mai dimenticarla, insieme alle altre compagne e compagni che sono cadute per il comunismo. Ho scritto anche un libro ricordando Alfonsina, per ricordare il nostro amore, la sua voglia, la nostra voglia di vivere in un mondo libero, comunista. Il Centro Culturale Alfonsina Bertelli, già Nufrese di Alessano, fin dalla sua costituzione ha organizzato delle iniziative volte alla conservazione della memoria storica su avvenimenti importanti della storia recente che rischiano di essere dimenticati o falsificati. Nel 2008 ci sono state diverse iniziative per ricordare due importanti anniversari, il 40° del 68 e il 30° dei movimenti di lotta del 1978. Quest'anno vogliamo soffermare la nostra attenzione su un altro importante e tragico avvenimento, la strage di Piazza Fontana, avvenuta a Milano il 12 dicembre 1969. Proprio 40 anni fa. In quella triste giornata una bomba troncò la vita di 17 persone e 90 rimasero ferite all'interno della Banca dell'Agricoltura. Ai 17 morti della strage bisogna aggiungere anche l'anarchico Pinelli, che poche ore dopo l'esplosione fu arrestato, fu portato in commissariato e gli morì durante l'interrogatorio della polizia. Quelle 18 vite ancora oggi attendono che venga trovato un colpevole. In questi 40 anni si sono svolti diversi processi che non hanno però individuato i mandanti e gli esecutori della strage. Non solo, alla fine dei processi il tribunale ha condannato i parenti delle vittime a pagare le spese processuali, oltre al danno anche la beffa. Si sa che la strage si inserì in una strategia dettata dagli interessi politico-economici della borghesia imperialista,
una strategia che era iniziata molto tempo prima e che tendeva a bloccare ogni tentativo di lotta per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori. Dal 1947, primo maggio, portiere della Ginestra, in poi diverse sono state le cosiddette stragi di Stato, stragi che hanno provocato centinaia di morti e che servivano a fermare la forza e la presa di coscienza del movimento proletario comunista. Ne ricordiamo solo le tappe principali. 1 maggio 1947, Sicilia, strage di Portella della Ginestra, 11 morti e molti feriti. 12 dicembre 1969, strage di Piazza Fontana, 17 morti e 90 feriti. 28 maggio 1974, strage in Piazza della Loggia a Brescia, 8 morti e 102 feriti. 4 agosto 1974, strage sul treno Italicus, 12 morti e 48 feriti a Bologna. 27 giugno 1980, strage di Gustica, 81 morti. 2 agosto 1980, strage della stazione di Bologna, 85 morti e 200 feriti. In particolare vogliamo rilevare la particolarità della strage di Bologna, che fu immediatamente seguita da 15.000 licenziamenti, prima e poi messi in cassa integrazione alla Fiat Mirafiori di Torino. La strage ci doveva servire per terrorizzare i lavoratori e il proletariato tutto e prevenire qualsiasi forma di lotta operaia. A questi morti si aggiungono le decine di vittime cadute nei cortei, nelle piazze e durante gli scioperi, e i tanti che finirono in carcere in quegli stessi anni. Ancora oggi la borghesia imperialista non ha rinunciato a quella perversa strategia. I morti delle stragi di Stato sono ancora senza un colpevole. Non solo, la borghesia continua a colpire con la stessa ferocia quei paesi e popoli di cui sfrutta le risorse economiche per i propri esclusivi interessi. Ieri lo faceva con le stragi e con le occupazioni militari, oggi lo fa con le guerre e con le bombe intelligenti. Il fine è sempre quello, stroncare nel sangue ogni tentativo di ribellione e di lotta, di liberazione, dalle catene dello sfruttamento che continua a mietere morti sul lavoro, miserie e genocidi. Alessandro, 18 febbraio 2009. Buona visione e hasta la vittoria sempre. Dal Centro Culturale Alfonsina Bertelli di Alessandro, sempre avanti per il comunismo. E gente dei quartieri, siamo studenti, pastori sardi, divisi fino a ieri. Lotta, lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, lotta continua sarà. L'unica cosa che vita, allora compagni, usiamola insieme prima che sia finita. Lotta, lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, lotta continua sarà. Una lotta dura senza paura per la rivoluzione.
classe operaia accompagna all'attacco. Stato e padroni non la possono fermare. Niente operai curvi più a lavorare, ma tutti uniti siamo pronti a lottare. Buon lavoro salariato, unità di tutti gli operai. Il comunismo è il nostro programma, con il partito conquistiamo il potere. Stato e padroni, fate attenzione, nasce il partito dell'insurrezione. Nessuno, tutti o tutto, niente, è solo insieme che dobbiamo lottare. O i fucili o le catene, questa è la scelta che ci resta da fare. Compagni avanti per il partito, contro lo Stato lotta armata sarà. Alla lotta, fame o lavoro non vogliono più, non c'è da perdere, c'è un intero mondo da guadagnare. Via dalle mine, prendiamo il fucile, forza compagni alla guerra civile, agnelli, diretti, destino, pronto, non più parole, ma piace di piombo. Del 1970 su un volantino diffuso davanti alla Sid Siemens. La preso dai brigatisti in un covo sugli Appennini Liguri. 35, la fondatrice delle BR Mara Cagol muore in un conflitto a fuoco. E Renato Curcio. Dina sulla sfruttata, sulla proletaria che già mai tremo. Uccisa, incatenata, carcere e violenza nulla mi fermo. Con i nostri corpi sulle rotaie, noi abbiamo fermato il nostro sfruttato. Vanga nelle risaie, ma non parta macchia al simbolo del lavoro. Dei cannoni noi saremo. Questa bandiera gloriosa e bella, noi l'abbiamo raccolta e la portiamo più su. Tante arcellese a Molinella, alla testa della nostra gioventù. Pace e pane
polizia però... Ma vince, chiamo tua mamma. Qualcuno si ribella, 2 metri dentro la cella, i compagni comunista ora li chiamano terrorista, i compagni comunista ora li chiamano terrorista, e ci mettono in galera la nostra rossa bandiera, e i figli appena nati per li tenono carcerati, e i figli appena nati per li tenono carcerati, e la Franca Bartolini da Lumberno e lì galeri, i compagni ammalottari per mi compagna a lottare per poterla liberare, ma mi sposi apparentati, con i figli carcerati, la nostra rossa bandiera liberata di la galera, la nostra rossa bandiera liberata di la galera, la nostra rossa bandiera liberata di la galera. Voi che parlate ora di terrore, voi che con il terrore governate, porci che di violenza vi nutrite, voi che l'imperialismo ora servite, voi che le menti umane imbalsamate, voi che ci sfruttate e ci ammazzate, porci e di violenza vi nutrite, voi che falciate in piazza tante vite. Portella della Ginestra, Reggio Emilia, i morti del governo Tambroni, Piazza Fontana, Piazza La Loggia Brescia, Bologna l'Italico, Giuseppe Pinelli, Saverio Saltarelli, Franco Serantini, Mario Lupo, Roberto Franceschi, Fabrizio Ceruso, Claudio Varalli, Giannino Sibecchi, Tonino Micichè, Mario Salvi, Luigi De Rosa, Francesco Lorusso, Giorgiana Masi, Walter Rossi, Fausto Tinelli, Lorenzo Iannuzzi, se sopra i muri basta abbiamo scritto, ora diciamo basta con i fatti, buttiamo il sistema a gamba all'aria, con la rivoluzione proletaria.